tutti, sono le 19.01 e dichiaro aperta l'odierna seduta del Consiglio Comunale di Casoli. Passo la parola alla dottoressa De Cinque per l'appello. Prego. Presente. 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 Martano. Carato. Presente. Di Giorgio. Presente. Piero Paolo. Corsini. Presente. Bernanda. Sì, presente. Giulia. Presente. Nasuti. Presente. Angelini. Presente. Possiamo iniziare regolarmente il consiglio e passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, quindi le comunicazioni del sindaco. Prego, sindaco. Grazie Presidente, allora comunico al Consiglio Comunale che con la deliberazione 81 del 2020 è stato disposto un prelievo al fondo di riserva sul capitolo 2151 per importo di 6.500 euro per incrementare la dotazione del capitolo 1058 per spese per l'iter di tracci e risarcimenti. Grazie Presidente. Grazie. Passiamo al punto numero 2 dell'ordine del giorno, che ha come oggetto letture d'approvazione per verbali precedenti del 28 settembre 2020. Le delibere sono state regolarmente depositate e se non ci sono osservazioni vediamo approvate all'unanimità. Finanziario 2020-2022 e salvaguardia dell'equilibrio per l'esercizio 2020, articolo 175,2 e 193 del decreto legislativo numero 237/2000, applicazione e avanzo di amministrazione. Parola al vice sindaco dottor De Pietra. Grazie Presidente. Chiedo scusa, vorrei se possibile una pregiudiziale, se mi consentite. Non sarebbe il caso di invertire l'ordine del giorno? Leggo nella dichiarazione, nella relazione dell'ufficio di Regioneria, che questa delibera deve essere preceduta dall'approvazione di una sentenza del debito per il bilancio. Del debito per il bilancio. Scusa, ma è del debito per il bilancio? Scusa, parliamo con i soldi della relazione. La relazione è fatta, ecco quale è il motivo. Sì, ma non bisogna riconoscere prima, lo dice chiaramente sì, il ragionamento. L'equilibrio. Per l'equilibrio di bilancio, però nella proposta è scritto che viene riconosciuto con che sono contemporanee le due delibere, perché sono nate contemporaneamente, questo è il motivo, ce lo siamo posti il problema. Sì, però dice il ragioniere, dice questa delibera va adottata prima della variazione di bilancio, lo dice nella sua relazione, da adottare prima, che non avrebbe senso, cioè noi proviamo, facciamo una variazione di bilancio con al suo interno già la variazione che comprende il riconoscimento e che potrebbe anche il Consiglio non riconosce. No. Da contro abbiamo la variazione ma non abbiamo poi il riconoscimento. Non hai il riconoscimento. Come il nuovo è stato purtroppo, allora si dovevano fare due delibere separate. No? Sì, certo. Allora, per mettere insieme, certo. Si è fatto in questo modo. Mi sembra che sia stato fatto anche qualche altra volta quando abbiamo avuto questo modo. No, non lo so. Mi è sembrata una contraddizione, una misura in cui una variazione di bilancio tu vai a prevedere delle somme di un debito che devi ancora riconoscere. Ma infatti, quando vai a riconoscere, tu dici queste somme sono già previste in bilancio. Altrimenti si metteva la somma dentro solo la delibera. Sì. Come credete? Per me io facevo una proposta in questo senso, ma se ritenete che sia giusto così, non esisto. Grazie Presidente. Grazie. Allora, così come è stato ricordato l'oggetto, abbiamo quindi la variazione al bilancio di previsione 2020-2022, la salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020 e l'applicazione dell'avanzo di amministrazione. Per quanto riguarda l'articolo 193 del decreto legislativo del testo unico prevede che con periodo
responsabilità stabilita dal regolamento di contabilità del nostro locale e comunque almeno una volta il 31 luglio di ogni anno l'organo consigliare provvede con delibera a dare atto del permanere dell'indirizzo di bilancio. In considerazione della situazione che si sta verificando in questo periodo, questo termine è stato prorogato a 30 novembre del 2020. Con una nota del 20 di ottobre, del 19 ottobre, il responsabile del settore economico ha chiesto ai responsabili dei vari settori di segnalare tutte quelle situazioni che possono pregiudicare l'equilibrio di bilancio. I responsabili hanno comunicato l'assenza di situazioni atte a pregiudicare l'equilibrio di bilancio e invece il responsabile del settore tecnico manutentivo ha comunicato la situazione di cui stavamo parlando prima, cioè quella del debito fuori bilancio. Questa deliberazione quindi verrà adottata con una certa riconosciuta presso il debito fuori bilancio con un'ulteriore delibera in questa seduta. Poi si rende necessario, così come ricordavo prima, effettuare delle variazioni di bilancio all'esercizio finanziario 2020-2022 per le seguenti ragioni, cioè è necessario adeguare le entrate in relazione alla maggiore attività di accertamento dell'IMU del 2015 già esplicata, adeguare le assegnazioni di cui all'articolo 106 del decreto legge 34/2020 che ha istituito un fondo per assolvere la finalità di garantire le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali degli enti locali, il cui regolare svolgimento potrebbe essere compromesso dalle ricadute finanziarie per l'emergenza Covid-19. Poi è necessario iscrivere le entrate di uscita di ulteriori stanziamenti del fondo di solidarietà alimentare assegnati dal decreto Ristori Ter, l'individuale punto di riserva per il prelevamento di cui si era parlato prima, che aveva ricordato il sindaco, è necessario poi iscrivere maggiori stanziamenti di spesa richiesti da vari settori, principalmente per la manutenzione ordinaria delle strade comunali e della pubblica amministrazione. Poi iscrivere maggiori stanziamenti di spesa per l'efficienza delle case all'emergenza del Covid-19, come l'acquisto di attrezzature per la sanificazione dei locali, l'adeguamento della pulizia degli uffici comunali, la costante sanificazione dei locali adibiti a mensa scolastica e agli automezzi per il trasporto scolastico. Poi, proprio nell'ambito di questa operazione, è necessario adeguare il fondo per crediti di dubbia esigibilità proprio in previsione di quell'aumento che c'era stato di entrate per l'IVU per l'annualità 2015. È necessario poi procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione per un importo di 317.836,35 per il bilancio di previsione finanziaria 2020-2022 all'annualità 2020 da destinare per euro 305.836 alla parziale copertura del debito fuori bilancio che saranno riconosciuti con un'altra delibera consigliare, 12.000 euro al finanziamento di spese di investimento. Quindi alla luce di queste considerazioni sottopongo all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente delibera: di applicare al bilancio di previsione 2020-2022 l'avanzo di amministrazione risultante dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 relativo a fondi liberi per un importo di 317.836,35. Di dare atto che sulla base di questo, di quanto disposto al precedente punto 1, l'avanzo di amministrazione residuo risulta così composto. Abbiamo un totale di 1.189.531, di cui restano 64.553,30 fondi liberi, perché i fondi liberi iniziali erano 512.369. Per un precedente utilizzo e quello di questa sera sono stati comunque utilizzati 447.836,35, quindi residuano, restano 64.553,30.
Quindi chiedo di accertare il permanere delle risorse di bilancio. Per quanto riguarda la gestione di competenze, per quanto riguarda la gestione dei residui di cassa, tale da assicurare il pareggio economico finanziario per la copertura delle spese correnti, per il finanziamento degli investimenti e l'adeguatezza dell'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità. Si dà atto che in data odierna, con altra deliberazione consigliare, verranno riconosciuti i debiti fuori il bilancio per l'importo di cui ho detto prima, grazie all'applicazione dell'avanzo di amministrazione. Quindi l'adeguamento del fondo, l'ho già detto, quindi l'allegato T a questa debita, di allegare la presente deliberazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2020. Chiedo inoltre, Presidente, che la presente delibera sia immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del testo unico. Grazie. Grazie, Vice Sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Sono interventi? Sì, a parte mia. Brevemente, anche per dare per rispetto delle norme, perché vediamo assembramenti prolungati. Allora, e niente, io faccio la parte dell'opposizione, come tale devo rimarcare la nostra posizione, che è una posizione diversa da quella dell'amministrazione di maggioranza, laddove riteniamo che il bilancio e la sua programmazione, dal nostro punto di vista, sarebbe dovuto essere ben altro. Questa è l'ennesima variazione di bilancio che facciamo in questo anno, credo l'ultima, la legge dovrebbe essere l'ultima. Se andiamo a vedere nella delibera che l'assessore ha richiamato, ha letto poc'anzi, troviamo tutta una sfilza di variazioni dall'inizio dell'anno, forse appena dopo la stessa approvazione del bilancio si sono iniziate queste variazioni. Ma ci può stare. Comunque noi abbiamo una visione diversa del bilancio e della programmazione. Dico queste cose perché noi non ancora di più questa volta non riteniamo. Nemmeno questa volta riteniamo di dover approvare la variazione che ci viene chiesta, al di là della pregiudiziale che dicevo prima, e per queste ragioni. Quindi non abbiamo approvato il bilancio dal suo concepimento, il resto poi ci ha pensato il Covid, perché in questo esercizio la parte del leone l'ha fatto questo maledetto virus. Casoli richiede un impulso diverso, nuovo, richiede un'attenzione lungimirante, cosa che dal nostro punto di vista l'amministrazione non ha avuto. Cito una per tutte, la scuola, una visione di sviluppo, di crescita. Certo, molto è stato fatto, devo dire, e dare atto che molto è stato fatto, ma molto di più andava fatto. Quindi recuperare il tempo perduto. Non mi dilungo ulteriormente, e anche perché non è tempo di fare analisi particolareggiate. Il 2021 porterà con sé anche una valutazione elettorale, indipendentemente da quelle che sono le parti in gioco. Sì, qui facciamo tutta una serie di variazioni un po' legate ai trasferimenti che vi sono stati, un po' legati ai vari spostamenti di bilancio secondo le necessità dei vari uffici. Però devo dire con rammarico, ma senza avere nulla contro le persone, che mentre facciamo delle variazioni di bilancio
anche legati al Covid, poi assegniamo dei contributi per la pubblicazione di un libro di cui non c'era nessuna urgenza. 750 euro potevano essere destinati questo anno a chi grida per le necessità. C'è gente che ha necessità di avere dei contributi e dei sostegni ben oltre quello che si sta facendo. Lo apprendiamo giornalmente anche attraverso dei messaggi che giungono nei vari gruppi di cui sono iscritto, e credo che quella scelta la Giunta se la poteva risparmiare e rinviare in altri tempi, senza nemmeno discutere sul fare cultura. Cioè, con questa iniziativa nulla vado a discutere in questa fase, però non c'era nessuna urgenza e non c'era nemmeno di rendere la delibera immediatamente eseguibile, dal momento che questo libro credo che non vedrà la sua pubblicazione e la sua presentazione in questo anno. Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Prego signor. No, per una chiarezza per tutti il consiglio, così è importante che si sappia. Le variazioni di bilancio vengono fatte, in questo caso si sono fatte, perché noi abbiamo approvato il bilancio di previsione entro i termini dell'esercizio finanziario di dicembre dell'anno scorso. Il bilancio di previsione si poteva approvare di... Il bilancio di previsione. Io devo osservare i miei appunti. Grazie, se non... Era per dire che in relazione al fatto dei continui cambiamenti dovuti alle incertezze causate dal Covid, lo Stato ha previsto che il bilancio di previsione dovesse approvare entro il 20 ottobre di quest'anno, 2020. Poi il bilancio di previsione l'abbiamo approvato in dicembre 2019, proprio per dare all'ente uno strumento economico finanziario che potesse lavorare a pieno titolo, con la consapevolezza, questo è chiaro, che poi si devono fare delle variazioni di bilancio, perché quelle stesse certezze che tanti enti non hanno si impervolgono ovviamente nella scelta. È una scelta ben precisa per la voluta dell'amministrazione comunale di Casoli di approvare a dicembre il bilancio di previsione, come qualche altro comune ha fatto vicino, e altri comuni invece che. Ma sono lontani che questo comune approva a dicembre, non solo la comunizzazione, ma anche quella di De Luca, anche quella mia, l'approvano tutto a dicembre. Facciamo le stesse scelte. Dopodiché la variazione di bilancio si possono ancora fare, perché è previsto sempre la normativa vigente che le variazioni per Covid si possono fare anche nel mese di dicembre, visto lo faccio per tutti i consigli affinché dopodiché volevo soltanto concludere nel dire che con questa variazione del bilancio il piccolo rammarico c'è il fatto di dover impegnare un avanzo di amministrazione di oltre 300.000 euro che era già stato impegnato una parte dell'avanzo per opere di manutenzione stradale di cui ne abbiamo assolutamente bisogno, e quindi abbiamo fatto un intervento, dobbiamo ancora fare, quindi abbiamo previsto un intervento di 280.000 euro, e adesso queste 300.000 euro erano ben predisposte per altrettanti servizi di manutenzione stradale per grazie al fatto di essere entrati nei borghi più belli d'Italia, che è veramente un grandissimo incomo, quindi ringrazio tutti per il lavoro che potrà essere fatto assieme, ma anche altre somme previste per poter migliorare questo punto di partenza che è molto importante. Quindi questa è la scelta che l'amministrazione fa, approvare il bilancio per non andare in dodicesimi, perché quando il bilancio si lavora in dodicesimi crea problemi, e allo stesso tempo la consapevolezza di dover fare delle variazioni che sono conseguenza proprio di questa scelta ben voluta. Grazie Presidente. Grazie signor. Mi sono altri interventi? Grazie signor. Grazie. Allora, sì, qualche riflessione sulle variazioni che sono state fatte, sull'impiego delle risorse. Ovviamente qua parliamo di risorse molto esigue e quindi della non condivisione
l'impiego di una somma veramente irrisoria rispetto all'impiego di risorse notevoli che sono state destinate in questi ultimi tempi all'emergenza Covid sotto vari aspetti, non solo dal punto di vista della fornitura di quanto necessario, generi di beni di prima necessità, ma anche in tutte le attività che sono state fatte anche a livello scolastico, va bene? Perché le risorse sono state date alle amministrazioni, sia ai comuni sia ai vari altri enti, e così si è fatto fronte alle varie necessità prioritarie che si sono manifestate in ambito scolastico. E credo che possiamo condividere, senza prova di essere smentiti, che la sistemazione in sicurezza, parlo di sicurezza Covid in questo caso, del servizio scolastico, dell'erogazione del servizio scolastico nei vari plessi, è stata assicurata. Per quanto riguarda poi l'impiego di un piccolo fondo, parliamo di meno di 1.000 euro, per finanziare il costo, e sì, parzialmente il costo esiguo di una pubblicazione, beh, oddio, questa osservazione mi lascia quanto così meravigliata, dir poco, perché si suol dire non si vive di solo pane. E in questo momento in cui il pane diventa ancora più importante ed è assicurato, ed è prioritario assicurare il pane, però forse è necessario anche non trascurare qualche altro aspetto dei bisogni delle persone, anche delle persone più fragili, delle persone più deboli, che è quello di avere un qualcosa che l'aiuta a superare la solitudine, a superare le giornate, le serate di isolamento, attraverso che cosa? Attraverso un qualcosa che è semplicemente un mezzo per non dimenticare, per fare, per custodire la storia recente degli ultimi anni della nostra comunità, documentati in un in una pubblicazione che può essere di compagnia anche a quelle persone anziane, a quelle persone più deboli, nelle future serate invernali. Quindi non condividere e stigmatizzare questo piccolo impegno di denaro per un qualcosa che poi, ripeto, non è pane, ma non si vive di solo pane, veramente non ci fa bene. Non ci fa onore. Non ci fa onore l'aver stigmatizzato questo impiego di una piccola somma per una pubblicazione che poi va distribuita alla comunità. E qui chiudo, sì. Grazie assessore. Chiedo una replica. Prego. Al posto dell'assessore mi sarei risparmiato questa stigmatizzazione che io tra l'altro ho recitato in maniera molto garbata. Questo senso di venire a fare un intervento su una idea che era quella mia, quella di dire invece di spendere poi 750 euro su 1.500 è la metà, per avere poche copie, si scrive nella delibera, per avere poche copie, queste poche copie le date a una platea di anziani? A quanti anziani andrete a dare questo libro perché passino il loro tempo nei tempi Covid? Assessore, io mi meraviglio delle cose che ha detto, che sono una contraddizione palese, soprattutto per quello che riguarda la funzione di assessore alla cultura. Lasciamo perdere, chiudiamo. Io ritiro pure quello che ho detto, perché era soltanto
una riflessione, nel momento in cui c'è gente che scrive chi ha perso madre e padre non può vivere e chiede contributi, un'azienda di Pianibie che è andata in fiamme, distrutta, di cui si sta chiedendo i contributi. Ci fa un intervento come per dire che è un stigma. Mi scuso che avrei dovuto lasciar perdere, perché la sensibilità evidentemente è una sensibilità poco conosciuta da certe parti. Vediamo così. Con le nostre riflessioni ce le lasciamo così. Se non vi sono altri interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Prima vi lascio perché sono arrivato tardi, Presidente, quindi non so la reazione. Vi asteniamo, per annunciato. Grazie. Dichiaro chiusa la discussione e passiamo alla votazione delle proprie. Chi è favorevole al punto numero 3 dell'ordine del giorno, che abbiamo parlato della lezione di bilancio? Chi si astiene? E chi è contrario? Va invertito. Scusate. Con ulteriore votazione si chiede l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È già stato dato. Conservato, che non ci asteniamo. Chiedo subito. La delibera è approvata. Passiamo al punto numero 4 dell'ordine del giorno, che ha come oggetto. Sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, numero 975/2000 del 6 luglio 2020. Riconoscimento debito fuori bilancio. La parola va sempre all'assessore Vice Sindaco. Grazie Presidente. Con una relazione il responsabile del terzo lettore ha chiesto a questa amministrazione una relazione che riguarda una sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila, la numero 1975 del 2020 del 6 luglio, e da questa sentenza deriva per il Comune di Capoli un debito fuori bilancio di 520.098,18 centesimi. L'articolo 194 del testo unico dà la possibilità di riconoscere questo debito per il bilancio perché questa deriva da una sentenza eseguita, e quindi questa sera procediamo al riconoscimento di questo debito per il bilancio. È logico che il riconoscimento del debito per il bilancio non significa fare acquiescenza a questa sentenza, ma va comunque riconosciuto il debito con la possibilità eventuale di esperire tutti quei ricorsi previsti dal diritto positivo. A questa sentenza abbiamo acquisito il parere favorevole del responsabile del terzo settore, del responsabile del settore contabile e del revisore dei conti. Quindi sottopongo all'approvazione del Consiglio la seguente delibera, e poi nel contesto della delibera dirò come vengono coperte queste somme di 520.000 euro. Di riconoscere quindi ai sensi dell'articolo 194 la legittimità del debito per il bilancio per un importo di 520.000 euro 098/17. Scaturando appunto dalla sentenza della Corte di Appello dell'Aquila del 6 luglio 2020. Di tale atto che l'importo del debito sopra riconosciuto trova già copertura nel bilancio di previsione 2020-2021 e annualità 2020, tra gli oneri di contenzione inseriti tra le spese per gli attrezzaggi e risarcimenti, e quindi le somme vengono così suddivise: 520.000 euro 098,17 è stato finanziato per euro 305.836,5 con fondi propri di bilancio, quindi con applicazione dell'avanzo di amministrazione, per euro 214.261,82 quale quota di indennizzo facente capo alla Generale Italia Società per Azioni Giardinas Italia per effetto di quanto statuito nella sentenza stessa. Di tale atto che con il presente provvedimento non vengono utilizzate entrate nelle destinazioni vincolate per legge o derivanti dall'assunzione di prestiti. Che viene rispettato quindi il pareggio di bilancio, e quindi di demandare al competente responsabile la predisposizione del provvedimento di impegno di spesa in argomento della misura riconosciuta dalla presente delibera.
di trasmettere quindi infine copia della presente delibera alla Corte dei Conti e all'organo di revisione contabile. Poi Presidente, chiedo con ulteriore votazione di dare esecuzione alla presente delibera, di dare esecuzione alla presente delibera. Nel fascicolo era applicato anche la relazione del terzo settore, quindi dove c'erano tutti i passaggi e le conclusioni che hanno portato al riconoscimento di questo debito fuori bilancio. Grazie. Grazie Presidente. Dichiaro aperta la discussione, mi sono interventi? Sì, ma parte nostra. Sicuramente ci mancherebbe la precisazione che fa l'assessore in ordine alla non acquiescenza del Comune di fronte a una sentenza esecutiva è d'obbligo, non ci si può meravigliare. Tra l'altro una sentenza riformata, perché mi pare che quelle iniziali erano favorevoli al Comune. Anche se io ritengo che questa sentenza difficilmente sarà riformata, così come viene dall'idea che mi sono fatto leggendo accuratamente queste copiose considerazioni fatte nella sentenza. Certo è una mazzata per il Comune, non 520.000 euro, sia pure in parte coperta dall'assicurazione, è una somma notevole che assorbe quello che rimane dell'avanzo libero dell'amministrazione. Una grave responsabilità che viene fuori, questo non lo possiamo negare, dalla sentenza, per il quadro che purtroppo non è stato assolutamente tenero verso il Comune. Il problema di Caprafico, che mi ricordi, è un problema vecchio, antico, un problema che tra l'altro mi pare di ricordare proprio in quegli anni ci furono anche degli interventi del Comune per migliorare quella viabilità. Comunque era un fenomeno ben conosciuto, quello, come viene scritto anche in più parti della sentenza, quello delle frane su quell'area a ridosso della strada dell'ANAS. Certo, il Comune all'epoca aveva iniziato a trattare quella situazione con la strada, che mi ricordo tra l'altro, non ne sono molto, perché sono passati 20 anni, ma mi pare di ricordare che là ci fu anche una nuova strada che venne divelta proprio in relazione a queste intemperie. E comunque devo dire che, ribadire questa grave mazzata che oggi viene sul Comune di Casoli. Poi una minima critica, se mi è consentito farlo, sulla relazione istruttoria, una relazione che sostanzialmente si è limitata soltanto a elencare tutti i vari passaggi, non più una relazione istruttoria, avrebbe dovuto fare anche delle considerazioni, lo dice anche nel testo della delibera, quando richiama anche, se andiamo a vedere, quando si discute sui presupposti di riconoscibilità del debito fuori bilancio, sulle cause, sulle eventuali responsabilità, ma non è questo quello che volevo dire, nonché sulle misure correttive tese a evitare il reiterarsi di anomalie oggetto di soccombenza giudiziale. Anche questo è da tener conto in una relazione tecnica, credo che un richiamo, e lo faccio io qui, all'amministrazione di tener conto, alla luce di questa sentenza, di tener conto che
Del resto i tempi attuali, le intemperie che si susseguono in maniera costante nel tempo, potrebbe generare anche altri fenomeni, e penso a Colle Marco, penso alla Roma, penso a Guarenna, dove potrebbero verificarsi ulteriormente fatti del genere, e quindi con una esposizione che potrebbe portare il Comune ad altre soccombenze. Quindi ecco, mi sarei aspettato quantomeno un'analisi critica di quello che dobbiamo cominciare a tener conto, considerato quello che succede. Di tutto questo vorrei richiamare nuovamente l'amministrazione perché si faccia carico di far verificare dall'ufficio tecnico tutte quelle situazioni che potrebbero in qualche modo dare ulteriori motivi alla magistratura di condannare il Comune. Già, se ricordiamo, c'è stato un caso analogo, sia pure in misura ridotta, a Verratti, dove il Comune ha dovuto sborsare altri 5.000 euro per un incidente di cui il Comune si è assunta la responsabilità. Quindi diciamo che in qualche modo il Comune deve farsi carico anche di questi aspetti per evitare che batoste del genere possano reiterarsi nel tempo e mettere veramente in crisi un bilancio comunale che è quello che è. Grazie, il segretario, vi do questi appunti che sostanzialmente. Così è già l'ordine del giorno, per favore. Come? Il numero dell'ordine del giorno. Non l'ho portato con me, ODG 4. Mentre l'altro era numero 3. Prego, sindaco, volevo intervenire. Sì, no, io comprendo molto bene questa importante mazzata, anch'io la chiamerei così, che viene dal 1999. Dopo 21 anni questa amministrazione deve riconoscere questo debito e dover investire delle somme, come prima preannunciavo, che dovevano essere utilizzate per altre attività. E ricordo anche bene che il consigliere Parrari è stato sindaco poi nei successivi anni, in cui quindi ha avuto contezza, perché il primo atto, credo, di opposizione a questi eventi è stato fatto proprio dalla sua giunta, quindi avrà avuto modo di conoscere molto bene negli anni, nei successivi anni, quello che è successo. Effettivamente un grave è stato un dramma, un dramma familiare che ha colpito e che ha segnato. Io personalmente non l'ho vissuta, però leggendomi le carte, vedendo tutto quanto, che ha colpito una famiglia che anche negli anni successivi è continuata ad essere così, quindi è qualcosa che viene da lontano, 1999, 21 anni fa, che però oggi si ripercuote su questa amministrazione comunale, e comunque dovremmo farne fronte con doverosa attività particolare. Grazie Presidente. Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? Prego. Grazie Presidente. Al di là della salvo come detto dal Consiglio di Matella, come confermato dal Sindaco, io questa vicenda l'ho vissuta un attimino più da vicino, avendo dei rapporti di amicizia anche con i ragazzi che hanno purtroppo perso la madre in questo incidente. È chiaro che dopo 21 anni, insomma, è una bella botta. È naturale che da parte del gruppo di maggioranza ci sia il voto favorevole su questa delibera, e come altrettanto chiaro che 21 anni comunque sono davvero tanti. Ed è altrettanto vero che purtroppo a quell'uomo nessuno potrà restituire la moglie, e a quei ragazzi nessuno potrà restituire la madre. Io conosco molto bene Angelo e Cristian conosco molto bene queste persone per legami di amicizia. Quindi, ripeto, purtroppo nessuno potrà restituire questo affetto così tanto. Così. Grazie consigliere.
Passiamo alla votazione delle prove. Chi è favorevole al punto numero 4 dell'ordine del giorno, che ha come oggetto la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila? Chi è favorevole? Non la mia. Con ulteriore votazione si chiede l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? La delibera approvata. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Sì. Grazie Presidente, così come ricordavi passiamo all'approvazione quindi del bilancio consolidato per l'annualità 2019 degli enti partecipati dal Comune. Con due deliberazioni di giunta comunale si è proceduto rispettivamente ad approvare e ad aggiornare l'elenco degli organismi che rientrano nel perimetro del considerazione dei bilanci e gli enti sono questi: la SASI con una partecipazione del comune di una percentuale di 1,20, l'ISI SRL in liquidazione con una percentuale di 1,20, Ecolan con una partecipazione del comune di 3,69 e l'ASMEL consortile con una partecipazione dello 0,026. Questo adempimento andava fatto qualche mese fa, però anche in questo caso con la situazione attuale è stata prorogata comunque al 30 novembre di quest'anno. Alla luce delle presenti considerazioni quindi sottopongo l'approvazione del Consiglio Comunale la seguente delibera: di approvare il bilancio consolidato dell'esercizio 2019 del Comune di Napoli, composto dal conto economico dallo stato patrimoniale, il quale risulta corredato dalla seguente documentazione: stato patrimoniale e conto economico consolidato sotto la lettera A, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa la lettera B, relazione dell'organismo di gestione lettera C. E quindi con un'ulteriore votazione Presidente in pieno di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile. Grazie Vice Sindaco. Dichiaro aperta la discussione, ci sono interventi? Se non vi sono interventi passiamo alla votazione dell'ultimo punto dell'ordine del giorno, che ha come oggetto l'approvazione del bilancio consolidato. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con ulteriore votazione si chiede di immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Grazie per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Il saluto del Consiglio. Grazie. Grazie per la mascherina. Grazie.